Bentornati a bordo, io sono il Mago dal gruppo Terra Magic. Seguiteci su Facebook oppure sul canale YouTube Terra Magic. Ecco, oggi vi parlerò della famosa gravità away. Il nostro amato Dino Tinelli ha tradotto tanti video, però secondo me finora non è stata ancora data una risposta sufficiente a chiarire questa cosa qui. Allora, chi sostiene che la Terra sia un piano dice che è tutta questione di galleggiabilità, se si sta in un fluido, oppure di densità se si è nell'aria, no? Quindi più leggeri si è dell'aria e più si sale, più pesanti dell'aria si è e più si sta attaccati a terra. Il classico esempio poi del palloncino, dove se invece dell'aria ci mettiamo l'elio, il pallone sale perché l'elio è più leggero dell'aria. Ecco, questo secondo me non giustifica completamente, perché anche ci mettiamo l'esempio, l'esperimento dei gravi, dove in assenza d'aria sia il martello che la piuma cadono nello stesso momento, queste cose qui secondo me non giustificano la gravità. Cioè, non possiamo dire che la gravità c'è o non c'è a seconda di queste cose qui, perché questi esperimenti che noi facciamo o che portiamo come esempio sono delle cause, sono degli effetti, ma non sono la causa. E noi alla causa che dobbiamo arrivare, ecco, la causa, la gravità che cos'è? Se ricordate bene, quando eravamo alle elementari, la maestra, una delle prime cose che ci diceva è che la gravità è quella cosa che ci fa stare attaccati come una calamita a terra. Poi pian piano, studiando anche le orbite dei pianeti, no? Verso le medie, ci si dice anche che i pianeti orbitano intorno alla Terra, gravitano, quindi sempre gravitano, come se fossero dei poli inversi, no? Cioè gravitano, si avvicinano, vengono attirati dalla gravità terrestre, però allo stesso tempo, tipo la Luna, è stata attratta dall'orbita terrestre, e quindi gravita attorno alla Terra senza schiantarsi attorno alla Terra, perché l'effetto è come quello di una calamita, dove c'è i poli opposti e quindi si avvicina ma non troppo. Ora ve l'ho spiegato un po' in maniera grossolana, e considerate che non sono un dotto, ma sono una persona comune. E quindi anche in questo caso, se togliessimo la parola gravità e ci mettessimo magnetismo, cioè sarebbe la stessa cosa, ma comunque sia, è comunque un effetto, ma non siamo giunti ancora alla causa. La causa che fa muovere tutto, che fa stare a noi fermi, che permette poi allo stesso tempo a un uccellino di non essere risucchiato giù, no? Qual è la causa di tutto? La causa di tutto è l'etere. È l'etere perché... L'etere che cos'è in realtà? Io vi invito a questo punto a leggere un po' i lavori di Eric Dollar, oppure di Walter Russell, ma anche del grande Nikola Tesla, o Ighina, o Marco Todeschini. L'etere è pura energia, è elettricità. È semplicemente l'elettricità, energia elettrica, è quella cosa che quando... Oh cazzo, ho visto una stella cadere proprio adesso. Desiderio, voglio diventare miliardario. Vabbè, non perché si è attaccato ai soldi, ma perché con i soldi avrei il legame per sganciarmi dagli impegni che mi impone questo materialismo. Vabbè, ma anche su sta parentesi. Dicevo, Tesla, Walter Russell, Ighina, Todeschini parlavano di questa elettricità, questo etere che è nell'aria, e
elettricità, questa elettricità scaturisce dal sole. Il sole, nell'interno del sole c'è un cuore, ora per darvi un'idea sempre grossolana, nel cuore del sole, nel centro del sole c'è un cuore che pulsa alla stessa vibrazione del nostro battito del cuore. E la frequenza del sole è direttamente connessa a noi, cioè noi viviamo attraverso l'energia solare che viene irradiata dal sole attraverso l'aria, e quindi noi la respiriamo e si irradia nel nostro corpo, quindi noi viviamo grazie all'energia, non grazie all'aria. L'aria è comunque, come vi dicevo, è sempre un effetto, ma non è la causa. La causa è l'elettricità che è contenuta. È come lo stesso, non so se vi ricordate Mary Shelley, il romanzo Frankenstein. La bestia viene riportata in vita non tramite ossigeno, ma tramite elettricità. Una potentissima elettricità che riporta in vita la bestia. Ecco, è l'elettricità il fattore che poi muove tutto. Questa elettricità che è scaturita dal sole e che ci permette a noi di esistere. Questa frequenza elettrica del sole, il nostro Dio, il nostro demiurgo più che il nostro Dio, che viene irradiata attraverso l'aria o attraverso i liquidi, e giunge a noi. Infatti anche l'esperimento dei gravi dimostra questo. Se a posto di un martello ci fosse un uomo, in assenza d'aria l'uomo cadrebbe, perché non c'è aria, non c'è elettricità, l'uomo muore. Se improvvisamente il sole dovesse cambiare frequenze, noi potremmo morire, oppure potremmo subire un tipo di evoluzione diversa. Per darvi un esempio, magari gli animali sono animali e non sono umani, appunto perché la loro vibrazione è diversa rispetto a noi e il loro modo, come dire, di decodificare, di recepire questa corrente del sole è diverso dal nostro. Vi faccio un esempio, mettiamo, che ne so, un televisore e mettiamo una radio. Il televisore riesce a trasmettere immagini, la radio riesce a trasmettere solo audio. La corrente arriva a entrambi, è il tipo di è il tipo di aggeggio, il tipo di elettrodomestico che poi sfrutta quell'energia a seconda della sua compatibilità o a seconda di come è stato reso funzionale, a seconda della sua funzionalità, e quindi è tutta questione di funzionalità e compatibilità. Le piante, ad esempio, interagiscono con l'elettricità solare diversamente rispetto a noi. Non so se ho reso l'idea. Considerate che io cerco di fare un discorso molto grossolano affinché voi riusciate a capire bene il discorso. Lungo un pezzettino e con le mie fantasticherie, e credo che anche alla base della fine di Atlantide, e quindi dei giganti che abitavano prima su questo pianeta, delle grandi piante, dei grandi alberi, dei grandi animali che c'erano prima, alla base di questa fine o di questo ridimensionamento ci sia stato appunto un cambio di frequenza solare, e quindi noi ci siamo dovuti adattare ad una frequenza solare diversa, magari più forte, più potente o più, non so, però magari alla base di questo cambiamento ci può essere stato una diversa frequenza del sole, un cambio solare, una frequenza diversa. Infatti a questo punto vi invito a vedere il film Dawn Sitzing con Matt Damon, perché è molto profetico, e ci sono molte
delle chiavi di lettura anche di quello che si è uno dei più bei film poi dell'anno scorso, no? All'inizio di quest'anno. Insomma, allora, come vi dicevo, la gravità può essere benissimo, benissimo sostituita dalla parola etere oppure elettromagnetismo, e chiaramente funziona perché il nostro è un sistema chiuso e quindi ci ritorniamo anche agli esperimenti di Tesla e i suoi campi elettromagnetici indotti, perché appunto il nostro è un sistema chiuso e quindi c'è questo magnetismo che funziona grazie alla corrente, quindi la densità, la galleggiabilità, il nostro camminare è tutta questione di elettromagnetismo, di etere, il famoso etere. Vi ripeto, vi consiglio di leggere Eric Dollar oppure Walter Russell oppure il grande Nikola Tesla, Ikina, Tedeschini, non sono io che lo dico, non è questo coglione che ve lo dice, e cos'altro, niente, basta. Concludo solo con questa cosa dicendovi che la polemica è inutile, cioè è inutile stare a discutere, nel senso che se uno non è convinto di un'idea può fare ricerca, ma stare a discutere con un'altra persona, cioè io se ho dei dubbi sulle mie idee, io vado a informarmi, oppure leggo, oppure ascolto, ma il dibattere non ha senso, perché il dibattere non è allo scopo di riuscire a capire chi ha ragione o chi ha torto. Il dibattimento porta solo a che cosa? Porta solo a far fiorire l'ego che c'è in noi e quindi voler far sì che quella persona poi alla fine la pensi come noi. Non stiamo a dibattere, ognuno la pensi come vuole. E le mie sono considerazioni, ripeto, rivolte ad un pubblico di persone consapevoli e non alla massa. Non mi interessa la massa, non mi interessa andare per il mondo a gridare la terra è piatta, anche perché aborro anche io stesso quelle persone che lo fanno, uno perché sono ridicole, due perché la forma della terra è un'incognita, quindi non possiamo uscire da una dottrina per entrarne in un'altra, essere così convinti di noi, e soprattutto perché vi ripeto, bisogna scindere il ragionamento scientifico da quello zetetico, perché la Terra globo è stata un'invenzione della scienza moderna a partire da Galileo Galilei, che l'ha ufficializzata con i suoi canocchiali del cazzo, e quindi noi non possiamo contrastare la scienza, io non posso e non lo può nessuno, con la scienza. Quindi se uno pensa che la scienza abbia delle falle è un povero illuso, perché la scienza è stata creata appunto attorno al globo e nel giro di questi 500-600 anni è stata perfezionata in tutti i punti e in tutte le virgole. Quindi per ogni dubbio c'è stata una risposta, un teorema, una teoria e dei numeri e dei calcoli, l'asse, l'inclinazione, questi cazzi, questi mazzi. Quindi non discutete, è il mio consiglio, non cercate nemmeno perché vi fate male, scienza, di contrastare la scienza contro la scienza, perché ci sarà sempre un indottrinato maggiore di voi, quindi si finisce per fare quella parte degli stupidi. Detto questo, va, vi saluto e mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Terra Magic, vi aspettiamo. È inutile stare a dividere le forze, cioè in tanti piccoli gruppi è meglio stare tutti uniti, tutti insieme, almeno siamo più coordinati, ci scambiamo informazioni, siamo più seri, più professionali, e bla bla, e bla bla. Vabbè, dai, vi saluto, alla prossima, ciao Valio, ciao figlioli.